Una lama corta ma affilata come un rasoio, concepita per tagliare in modo netto e pulito la pelle e quello che c'è sotto. Può sembrare il più semplice degli strumenti chirurgici, ma per usarlo servono anni di intensa pratica e mano ferma. Il risultato? Un taglio di assoluta precisione. Il manico del bisturi è ricavato da sbarre di acciaio inossidabile. La lama può essere in acciaio al carbonio o inossidabile, e quindi sterile e monouso. La lama del bisturi è estremamente sottile, meno di 0,4 mm. Arriva alla fabbrica sotto forma di bobine d'acciaio. La prima macchina incanala le strisce in una pressa. Lo stampo all'interno ricava delle lame non rifinite. Le lame variano per dimensioni e contorni, ma tutte hanno lo stesso occhiello al centro, per fissare il manico. Questi pezzi, una volta piegati, perdono completamente la loro forma. Perciò il passo successivo è temprare l'acciaio. Le lame non rifinite passano in una fornace per 30 secondi. Il calore altera la struttura molecolare del metallo indurendolo. Dalla fornace passano sotto una punzonatrice che le fa staccare dal nastro. Una volta separate, le lame scivolano su un sostegno e vengono impilate. Ogni pila viene rimossa e infilata in un anello metallico, in modo che non se ne perda nessuna. Quindi le lame sono inviate alla lucidatura, che restituirà al metallo l'originale lucentezza, offuscata dall'esposizione al calore. Dopo la lucidatura, le lame sono controllate una a una, scartando quelle difettose. Una volta tolte dall'anello, sono inserite in una striscia metallica e collocate in un calibro, che ne contiene solo un certo numero. A questo punto le strisce sono inserite nelle rettificatrici. La macchina estrae una lama con una calamita e la colloca in un sostegno. Quindi la lama viene passata su una ruota rivestita di polvere di diamante, un potente abrasivo che modella delicatamente l'acciaio, formando un efficace angolo di taglio. È così che dal pezzo grezzo si arriva a una vera e propria lama. Quando escono dalla rettificatrice, le lame aderiscono l'una all'altra. La calamita le ha infatti magnetizzate. Per riportarle alla normalità, le si smagnetizza, passando un elettromagnete dietro le lame impilate. Dopo una minuziosa pulitura ad ultrasuoni in speciali vasche, le lame passano al controllo finale. Gli addetti indossano spessi guanti di gomma per proteggersi le dita e non sporcare le lame. Il filo viene controllato attentamente. Se una lama non è perfetta, viene scartata. Ogni singolo pezzo viene controllato da due addetti. Al reparto confezionamento, la prima macchina copre la lama con una striscia di carta marrone che contiene un agente anticorrosivo. La seconda la inserisce in una busta di alluminio, quindi taglia ogni singola confezione. Ogni singolo pacchetto riporta il numero del modello e il codice identificativo. Una volta che le lame escono dal reparto, si effettua un ultimo controllo qualità. Poi le lame sono contate e inscatolate. Come tutti gli strumenti chirurgici, le lame devono essere sterili. Quindi le scatole sono esposte a radiazioni al cobalto per 6 ore, eliminando ogni impurità dal metallo all'interno. Dopo essere uscite di qui, le scatole sono pronte per l'ospedale. In sala operatoria basterà inserire la lama nella punta del manico, detta baionetta, e il bisturi sarà pronto all'uso. Come le lame, anche i manici dei bisturi differiscono per forma e dimensioni. Ogni chirurgo cerca quello che si adatta meglio alla sua mano e ne esalta la destrezza. È il minimo per un compito così delicato.